Lorenzo Cesa, oggi l'UDC si ritrova all'Assemblea nazionale. Lei ha detto serve un partito del buon senso. Dove vanno oggi i moderati? Ma c'è l'esigenza di rimontare un partito di centro, di buon senso, perché c'è molto bisogno di buon senso, rispetto a una politica urlata, una politica fatta di slogan, o una politica fatta di fake news che sta riducendo questo paese in una situazione drammatica. Allora, ripartendo da noi, ripartendo dall'UDC, ripartendo da un partito che ha profonde radici cristiane, che si chiama la dottrina sociale della Chiesa, penso che ci sia un dovere di mettere in piedi un'area politica di centro, perché se non c'è un centro, nessuna parte del mondo c'è stabilità, nessun governo c'è stabilità. Quindi noi abbiamo questa responsabilità e noi vogliamo far questo. A partire da oggi, a settembre faremo una grande convention in cui invideremo molto associazionismo di area cattolica, molto mondo esterno, per ripartire e fare quello che era un po' un disegno che voleva mettere in piedi anche Forza Italia, l'altra Italia, cioè mettere insieme tutte quelle formazioni politiche di centro, moderato, che vogliono veramente di portare la politica alla concretezza che non c'è più. Guardate più a Berlusconi che a Salvini, insomma. È un partito di centro, certamente guarda più a chi è al centro e chi fa una politica di centro, chi fa una politica concreta. Mi auguro che Salvini, peraltro, si ravveda in questi giorni. Non penso che la situazione che noi viviamo sia ormai più tollerabile. Cioè, aver messo insieme un partito e un movimento che la pensano completamente in maniera diversa sta riducendo questo paese in una situazione difficile. Crescita pari a zero, meno esportazioni, meno consumi, una contrazione dei consumi negli ultimi 3 mesi molto seria, che significa meno lavoro per la gente. Lei ha una lunga esperienza, secondo lei questa alleanza di governo ha un futuro? Non può averlo, perché mettere insieme partiti che la pensano diversamente e che non hanno una piattaforma valoriale condivisa, che non hanno un programma condiviso, ma solo alcuni accordi su cui poi si discute ogni volta, non va da nessuna parte. Vede il voto a breve? Vedo il voto a breve. E io lo auspico anche, almeno che non ci sia un'alternativa in Parlamento, che non intravedo, però io penso che se si faccia il bene dell'Italia, se si torna a votare, si costruisca una maggioranza che sia omogenea, che possa mettere in piedi un programma fatto di poche cose serie, concrete, che facciano ripartire il nostro paese, maggiori investimenti. Il problema centrale del nostro paese è il tema del lavoro. In un paese in cui abbiamo oltre il 10% di disoccupati e il 40% dei giovani disoccupati e uno spopolamento del sud e la metà dei laureati che vanno fuori. Quindi c'è un problema molto serio che nessuno, di cui non si discute, che discutiamo solo di fake news che ogni giorno vengono lanciati.